Bene ragazzi, benvenuti in questo video sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con un'altra notizia sul Covid-19 del calcio, perché è positivo anche Andrea Petagna, ragazzi. Il secondo positivo dopo che marzo, dopo luglio, e c'è il secondo positivo in Serie A. Virante, Petagna, se vogliamo contare anche quelli del Cagliari e della Roma Primavera. Crisi, crisi veramente, perché se continuiamo così, stadi non riapriranno mai. Non riapriranno gli stadi. Anche Petagna positivo al test del Covid-19. C'è tensione. Veramente non ci sto capendo più niente. Ogni giorno sta la notizia. Lettera estera notizia di Murichi, vabbè. Ne parleremo in un altro video in passato, se viene. Cioè, mi sto incavolando, ragazzi. Io, ma non volevo fare tanto sto video, ma mi sto pure incavolando. Comunque, Betagna positivo, la Serie A team, come anche il Serie B e tutti i campani, è in crisi totale per quanto mi riguarda. Molti positivi, e se continuiamo così, già a settembre stati chiusi per 2 turni. Se continuiamo così, ragazzi, io manco l'abbonamento ci famo. Perché se non aprono gli stati, l'abbonamento non lo fanno. Io, un altro anno senza partite, no, porco due. Un altro anno sta a casa, vedermi le partite e me non mi va, cioè. Perché veramente spero che fino a marzo, ma neanche, perché c'è, non ci sbatto sinceramente. Comunque Petagna primo test del Covid-19 positivo, primo anche dalla SPAL, penso. È stato beccato mentre doveva fare gli allenamenti, perché anche la SPAL fra poco farà il suo bel ritiro. C'è amarezza perché il team continua a placarsi la strada. Dopo Mirante, dopo quelli dei 5 giocatori del Cagliari, e dopo i 2 giocatori della Primavera della Roma, e dopo Mirante, già detto, arriva anche Petagna. Doccia fredda, vediamo cosa succederà in passato e vedremo se qualche altro è positivo. Speriamo di no, ma ci ho portato sfiga ieri con Mirante, avevo detto di no, e adesso è proprio Petagna. Vabbè ragazzi, io vi saluto, ciao!